Teatro dei sogni, questo è l'Old Trafford. Una grande partita ci attende, benvenuti. Io sono Fabio Caressa, e a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Palla larga in profondità. Che tentativo! Ecco il tiro. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati due occasioni importanti. L'atteggiamento è quello giusto. Ora però devono sistemare la mira. Cerca spazio. Dragovic era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Vuole la profondità. In qualche modo sono riusciti a cavarsela. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. L'Austria non brilla per capacità di possesso di palla in questa occasione. Cerca lo spunto. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Conclusione fuori di un soffio. Peccato per lui, il tentativo era ottimo. C'è la verticalizzazione. Prova la giocata nello spazio. Fuchs. Palla giocata alta sulla fascia. Prova a saltare il centrocampo. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. E il cross è controllato dalla difesa. Palla in avanti verso il compagno. Il culo legge bene l'azione, blocca il pallone. Palla in profondità. Prova il filtrante. Riceve un pallone interessante. Occhio al lancio lungo. E trova bene il compagno. Prova la giocata nello spazio. Il cross non era male. Brava la difesa in questa situazione. C'è il retropassaggio. Occasione da rete. Approfitta della situazione e realizza. Eccolo il gol. Davvero rapinatore d'aria. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. L'Austria si porta in vantaggio 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Pallone alto nello spazio. C'è il tiro. Palla dentro, c'è il gol. Hanno trovato la parità. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Perfetta parità dunque. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Il pallone è dentro. Sono di nuovo in vantaggio. Ha finalizzato alla perfezione questo 1-1. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Cerca spazio. Non può sbagliare. Attenzione alla respinta. E c'è il gol. Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore.
Hanno ritrovato la parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Vuole la profondità. Lancio lungo del portiere. Fuchs. Pallone in avanti. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. C'è la palla lunga in avanti. Bell'intervento difensivo. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Fuchs. Allarga sulla fascia. Palla verso il centro dell'area. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Palla profonda a cercare lo spazio. Bell'anticipo, pericolo sventato. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più.